La chiusura del punto nascita di Sulmona mobilita il territorio. È stato certificato e trasmesso alla Regione pochi giorni prima delle elezioni il parere negativo del Comitato del Ministero della Salute, con cui lo scorso ottobre fu respinta la richiesta della stessa Regione Abruzzo di derogare alla chiusura del punto nascita Peligno. La nostra posizione è sempre la stessa, difendiamo strenuamente il nostro punto nascita, ci aspettiamo che sia il Governo che la Regione rispettino le promesse che hanno fatto durante la campagna elettorale, comunque di salvaguardare gli ospedali delle aree più decentrate come il nostro, quindi riqualificandoli e rivalutandoli, così come per il nostro punto nascita che ha comunque una posizione centrale rispetto a un vasto territorio e la sua chiusura sarebbe negativissima. La Grillo venne non più tardi di un mese fa parlando proprio del nostro punto nascita, dando una chiara apertura. Il Governo, che in sede di Commissione aveva già espresso un suo diniego rispetto ai motivi della deroga, oggi deve essere contrastato con una ferma volontà politica, sia da parte della Regione ma anche del Governo, che poi deve sancire e quindi ratificare la salvaguardia del nostro presidio. Secondo gli esperti del Ministero, il bacino d'utenza non dista più di un'ora dai punti nascita alternativi e il disagio orografico richiamato dalla Regione sembra contenuto nel periodo invernale. Si fa anche riferimento alla bassa natalità dell'intero comprensorio. Qual è la presa di posizione da parte del Comune di Sulmona e del Sindaco? Delle scelte possono essere fatte nella direzione di un potenziamento e di una salvaguardia. Oggi questo silenzio deve essere superato da delle prese di posizione della Regione e del Governo. Per quanto riguarda il punto nascita di Sulmona, quali sono i numeri attualmente? Sicuramente sono numeri che non hanno a che fare con i parametri imposti dalla legge Lorenzin, ma ormai è chiaro a tutti che il parametro puramente demografico e dei numeri non può essere alla base di una scelta che tuteli il diritto alla salute dei territori, soprattutto territori di aree interne come il nostro, che serve delle aree molto ampie con una densità molto particolare e che quindi non può, con una semplice riduzione di servizi, garantire il servizio alla salute.